prima, vai. Allora, salve a tutti, io sono un cittadino della zona, abito qui dal 1972. E quando sono arrivato qui, questa zona era, questo tratto di terra era praticamente uguale a come è oggi, cioè verde, naturale, con le volpi, gli istrici, i picchio e tantissimi uccelli che nel periodo, diciamo, di cambio stagione vengono qui sul prato a riposare. Per esempio il periodo degli storni, che adesso hanno mandato via perché hanno fatto un sistema di falconaggio all'euro, non vengono più, ma ho delle fotografie in cui questo prato era completamente nero di storni, una cosa indescrivibile, bellissimo. Ora, questa zona, quando io ho acquistato appartamento qui, sembrava che dovesse rimanere parco naturale. E l'unico dubbio che c'era era quello della realizzazione di una strada, un cosiddetto asse attrezzato. Poi però questo asse attrezzato, grazie a cittadini, grazie a lotte di vario genere, è stato deciso di non farlo più passare. In compenso però si sono sviluppate delle cubature di case nella zona laurentina, che non ha niente a che vedere con questa zona qua, e miracolosamente per il costruttore, non per noi, è stato deciso che questa zona qua debba diventare una zona edilizia. Per cui, esattamente dove sto io, se voi guardate quell'oggetto plastico che si trova là, verrà una casa alta 7 piani, 7 piani. Considerate che queste palazzine che stanno qui sono di 4 piani o 5 piani, non di più. Costruire una casa di 7 piani qui è un mostro. In più, oltre a questo mostro qui, ce ne saranno altri 4 che stanno sistemati qui sulla strada, passando per via Ragazzi del 99, che è una strada piccolissima e che non consente, diciamo, di fare un passaggio con 400 appartamenti che verranno venduti. Questa è la situazione. Stanno già cominciando, laggiù ci sono dei lavori di ristrutturazione del parcheggio della scuola, eccetera eccetera. Non c'è niente a che vedere il parcheggio della scuola, lo fanno perché come oneri aggiuntivi alla concessione edilizia devono sistemare il parco con la pista ciclabile che dovrebbe passare qua. Ora, prima qui sotto c'era un fosso, il famoso fosso della Cecchignola, ed era ben visibile. Qui sotto c'era un lago, esattamente un lago, con un ponte che consentiva di passare da questo lato a quell'altro lato di via Gaurico, dal quale io facevo pesca, prendevo le arborelle, che sono dei pescetti piccoli così, e andavo al laghetto dell'Euro, innescavo gli ami e pigliavo i capitoni. Per cui pensate che cosa nella mia infanzia, diciamo, poi infanzia per modo di dire, perché avevo 12 anni, non è che ero tanto ragazzino, insomma, ecco perché sono venuto qui a quell'età. E questo è un aspetto di questo luogo. E possiamo visitare anche altri aspetti, che sono quelli della condotta San Leone. Possiamo andare.